E benvenuti alla presentazione del libro di Renato Costa, Oscuro Destino. Il libro racconta una storia molto moderna, perché il protagonista fa l'influencer, cioè i viaggi, diciamo, e intrisa di paura sul terrorismo, cattivi spietati che diciamo mettono lo zampino in questa storia d'amore. Appena nato in realtà, è fatta anche però di buoni sentimenti, di una voglia di riscatto e del concetto anche dell'unione fa la forza. Dove hai trovato l'ispirazione e scrivere una storia del genere? Allora, nasce tutto da una serie di situazioni quasi autobiografiche, diciamo, quindi possiamo definirlo come un'autobiografia romanzata. Nasce da un viaggio che ho fatto personalmente nel 2017, una specie di tour che ho fatto nell'Europa dell'Est, e in particolar modo ho avuto diciamo, delle emozioni, ho provato personalmente in città come Varsavia e Bucarest, che sono appunto al centro della trama di questo romanzo. E da lì ho sentito appunto, quando sono tornato in Italia, ho sentito l'esigenza di parlare appunto queste emozioni, queste sensazioni, pure i sapori che ho provato, comunque questi nuovi ambienti che prima per me erano sconosciuti, anzi diciamo nutrivo anche un po' di pregiudizi per alcune situazioni che si erano andate in Italia, e invece mi sono trovato in realtà molto diverse tra loro. E da lì ho sentito questa esigenza, che ho avuto difficoltà perché ci ho messo quasi un anno a sviluppare la storia, non è stato semplice elaborarla. E l'input me l'ha dato anche un'esperienza lavorativa, in quanto praticamente quando, oltre all'editore, lavoravo in un call center. Ah, infatti. E una telefonata che appunto racconterò nel romanzo mi ha dato, cioè, molto simile a quella che racconto, perché lavoravo appunto per l'assistenza noleggiata, quindi diciamo proprio l'input, la scintilla è stata quella. E mi ha dato l'idea di creare una storia che poi si appassionasse anche con la situazione attuale che stiamo vivendo. Quindi diciamo una situazione che vede una sorta di strumentalizzazione politica delle notizie, sì, dovuta anche all'immigrazione clandestina purtroppo, e quindi anche un discorso di fake news, di dati rubati, c'è anche in mezzo lo scandalo Facebook che appunto era sorto in quel periodo. E diciamo tutte queste situazioni mi hanno dato poi lo stimolo per creare la storia. Bene, e il sottotitolo è molto utile anche per capire un po' l'interno del libro, anche la copertina chiaramente è molto utile. E, variabili non considerate, perché in realtà in questo libro parte subito con un qualcosa che non dovrebbe accadere, diciamo, no? Con qualcosa che sconvolge subito. Ed è il ritrovamento, pensando già all'inizio del libro, il ritrovamento da parte di alcuni gendarmi di una ragazza all'interno di un cofano della macchina. Però perché? Perché in pratica la macchina ha passato la frontiera tranquillamente, poi che succede? La macchina si ferma. Quindi proprio queste variabili considerate subito partono all'inizio a sconfinare. Esatto. E poi l'argomento non è. Allora il gendarme si aiuta, dice ti aiuto io, apriamo il cofano, dice no guarda vado così con la gomma. Tu pensi che realmente l'uomo può pianificare tutto e poi alla fine qualcosa è comunque una cosa che ovviamente pensi? No, in questo periodo diciamo sulla scelta del libro sono molto combattuto, perché poi da quando ho pubblicato il libro mi sono scelta anche personalmente altre situazioni, quindi diciamo che personalmente penso che se tu vuoi pianificare qualcosa, più la desideri e più si mettono in moto alcune situazioni che ti danno la possibilità di realizzarla. Certo. E già pensi che magari sia frutto della tua determinazione, magari sia frutto di un progetto che è stato scelto per te. E ho voluto dare questa idea anche attraverso i personaggi, in pratica do la possibilità a loro di scegliere personalmente per come sono caratterialmente, però li pongo di fronte a una situazione che comunque sembra un po' forzata, perché magari vogliamo trovarsi diciamo, in certe situazioni,
e quindi il fatto che loro abbiano scelto personalmente gli ha portati comunque una storia che andava oltre le loro caratteristiche, il loro modo di pensare, e quindi faccio pensare a loro il fatto che o sono loro che vivono personalmente le loro vite, o magari quello che fanno è frutto di un progetto già stabilito.